Che? Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Pensavate che fossimo spariti per quanto riguarda ovviamente l'oggetto di questo video, perché avete letto il titolo qua sopra ed è per questo. Ma qua sotto giusto? Qua sotto. È qua sei sotto. Rimasto a YouTube. Il titolo qua sotto. Perché una volta c'era il video di sopra. Una volta era sopra. Va bene, comunque siete qua per questo motivo. C'è anche chi di voi ci clicca e basta. Ma siamo tornati a parlare di Diablo per un motivo principale. Come molti di voi già sapranno, Diablo è stagnante, ahimè, perché purtroppo non hanno introdotto quasi più nulla all'interno del gameplay che abbia veramente dato un po' di linfa vitale nuova. E allora anche noi ci siamo un attimino addormentati, rilassati, e siamo migrati verso altri lidi. Per esempio, io sto giocando a WoW, stiamo facendo altro. Ma circa una settimana fa c'è stato l'annuale appuntamento del BlizzCon, che per chi non lo sapesse è un evento grandissimo che si tiene tutto, diciamo, a tema Blizzard, che ogni anno appunto la Blizzard stessa sfrutta per annunciare le novità dell'anno seguente. In questo caso, tra l'altro, sì, stiamo parlando della seconda metà del prossimo anno. Vabbè. Quindi teoricamente Diablo rimarrà così fino a parecchio, fino ad allora. Comunque, quante stagioni sono? Sono tre stagioni. Non lo so sinceramente. Sì, sono questa stagione, tre mesi a stagione circa, quindi per le prossime tre stagioni più o meno, a meno che non fanno dei cambi all'improvviso, le build restano quelle. Cioè, comunque. No, ma per dire, ci siamo allontanati perché non c'è quasi più niente da dire, forse, ok? Togli quindi pure forse. Comunque, sono state buone. Buone le novità. Lo sapremo quando le vediamo. Prima del BlizzCon le voci erano molto diverse, variegate, perché si parlava di una nuova espansione, si parlava di un Diablo 4, sì, non avrebbe avuto assolutamente che sarebbe senso. Stato veramente da rimbracciare i forconi, andare perché a Diablo Blizzard. 3 ha già una base molto forte, sia di veste grafiche, audio, eccetera eccetera. È il gameplay che purtroppo non ce la fa più. Oppure addirittura una versione rimasterizzata, per così dire, di Diablo 2. Non abbiamo avuto nulla di tutto ciò, perché anche nel corso del 2017 il gioco ufficiale sarà Diablo 3 The Reaper of Souls. Quindi l'espansione è quella lì. Avremo delle novità che ora vi elencheremo per chi non l'avesse visto. Comunque vi diremo la nostra, perché appunto ci ha chiesto nei commenti di altri video che non ci incastrano niente, avete brutto visto di commentare sotto i video sbagliati. Vabbè. Vi diremo la nostra in merito a queste novità. Allora, iniziamo dalla cosa più semplice ma comunque interessante. Ci sarà una riedizione per festeggiare il ventennale dal debutto del mitico Diablo 1, anche perché poi so che è molto difficile da trovare una versione giocabile di Diablo 1 ora, quindi chi se l'è persa avrà l'opportunità di rivivere la campagna di Diablo 1 all'interno di Diablo 3. Tra l'altro questa novità sarà del tutto gratuita, però a tempo limitato, non sappiamo per quanto. Ma soprattutto, ma perché? Cioè, la volta che hai aggiunto... Non si sa perché. La volta che mi aggiungi un contenuto, lascialo lì. In ogni caso, avranno, perché magari ma dopo lo vorranno rivendere, non lo so. No, è che vogliono prendere e far tornare i vecchi giocatori con i feels, sicuramente. Vogliono farli tornare così la gente su Diablo 3. La volta che gli togli Diablo 1, sarà obbligata, se vuole continuare a mantenere il feels col Diablo, a Diablo 3. Io sinceramente me lo giocherò, perché ripeto, Diablo 1 è stato il primo gioco per computer. Comunque ci saranno 16 livelli, 4 boss principali ovviamente del primo Diablo, e tra l'altro ci sarà anche una specie di patch grafica che renderà la grafica appunto molto più simile al primo capitolo, incluso anche il vecchio movimento limitato, per così dire, a 8 direzioni, che poi anche lì ce n'era proprio bisogno, ce ne vogliono proprio fils pieno. Vabbè. Oltre a questa cosa, che è carina, ma non nulla di che, perché la componente del 3 di Diablo 3 resta invariata, ci saranno anche qua però alcune novità. Io sinceramente mi sarei aspettato un'espansione vera e propria. Sì, anch'io. Quindi con contenuti completamente nuovi. Anch'io. Ma così non sarà. Cosa avremo? Detto in parole povere, avremo un DLC, ossia un contenuto a pagamento scaricabile. Ci sarà l'introduzione e la reintroduzione di un personaggio che molti di voi già lo conoscono, perché arriva da Diablo 2, e appunto quindi una nuova classe giocabile, che è quella del Necromante. Una classe che subito ha fatto un po' storcere il naso per le similitudini con il Witch Doctor, ma... Sì, anche perché qua, appena è uscito il Witch Doctor, tutti dicevano, vabbè, Witch Doctor is the new Necromante. Esatto, uguale Necromante. Anche se è vero che all'interno di Diablo 3, anche se utilizzate il Witch Doctor, c'è un punto dove c'è una missione in cui c'è un Necromante.
me lo ricordo, è all'interno. Vabbè, ma perché il diplomante, delle sabbie isolate, mi il pare. Diplomante è una figura storica che rientra nella tradizione, però in questo caso ora ne abbiamo una versione tra virgolette giocabile. Avrà una fonte di potere tutta sua, come ogni classe, e ovviamente è affiancato alla vita, e avrà, tra l'altro ci hanno tenuto molto a sottolineare le differenze, che non è che mi convincono poi molto, neanche a me, con le Witch Doctor, in quanto diciamo le resurrezioni, tutti i vari zombie che utilizzerà il necromante saranno proprio dei companion attivi, quindi potranno essere utilizzati in modo più attivo. E tra l'altro potrà usare delle vere e proprie armate di scheletri. Ed è una cosa, cioè, che per ovviamente assurdo, logica. Ma per assurdo era più corretto il contrario, cioè il companion attivo darlo allo sciamano, che di solito utilizza gli zombie non è che si degradano così velocemente. Ma infatti secondo me, per incastrarlo meglio con necromante, dovevano prima reworkare lo sciamano e renderlo più un classico sciamano, e poi fullare il necromante di full necromanzia. Questa sarebbe stata una cosa più, invece... Però si sarebbe percepito, ormai hanno fatto il danno, hanno cercato di recuperare... Hanno toppato all'inizio a fare lo sciamano, poco sciamano e mezzo necromante, questo è il fatto. Comunque... No, ma in realtà no, lo sciamano è anche così, cioè va bene. Sì. Però diciamo che sono uno sciamano versione più orientale e uno sciamano necromante più versione occidentale. Una cosa, esatto, però te comunque sei creato di diavolo, lo sai che prima o poi vorrai introdurre il necromante, allora esatto, cerca di diversificarlo subito. Oppure non introdurre il necromante, cioè con tutte le classi possibili. Faccio un esempio che la Blizzard lo evita come la peste, il bardo, che a me piacerebbe tantissimo il bardo, mi garba, si rifiutano di farlo ed è una classe classica. Invece mi ripropongono un qualcosa che di base è... piuttosto simile ad un altro. Questo vedremo. Non magari so. Boh, gli daranno delle skill un po' più approfondite per differenziarlo. Comunque, magari anche negli item o item, se preferite. Comunque, utilizzerà l'essenza. Questa è la risorsa al primaria. Costo del mana o dell'odio della cacciatore di demoni. Insomma, utilizzerà l'essenza. Noi non abbiamo trovato altre informazioni in merito alla statistica principale. Esatto, ma... è questa la cosa. La cosa interessante, la statistica principale, intendiamo se si sta parlando di intelligenza, agilità o probabilmente forza. Quale vuoi che sia, uno che casta. Probabilmente è intelligenza. Attenzione, perché questo però ci apre uno scenario molto particolare. Perché se è intelligenza, a devo questo punto... Se è intelligenza, magari da grande. Se è intelligenza, a questo punto noi ci troviamo di fronte ad una disparità, così come già c'era precedentemente, perché soltanto il barbaro aveva forza e hanno aggiunto la classe del crociato. Se te mi metti un'altra intelligenza, quindi ne abbiamo tre che usano intelligenza, che sono sciamano, necromante e mago, due che usano agilità e due che, vabbè, destrezza, e due che utilizzano forza. Quindi noi ci ritroviamo con una disparità, con altri due personaggi che devono essere aggiunti, giusto? Quindi si può prevedere che andando avanti con Diablo 3 altre due classi verranno aggiunte. Altrimenti un'altra strada è che abbia una sua statistica peculiare, che non so quale potrebbe mai essere per questo tizio, però... Io dico l'incazzatura. Se fosse l'incazzatura, per assurdo, ci più sarebbe bisogno... Ci sarebbe bisogno di... Ferocito. Ci sarebbe bisogno di un'altra classe che utilizza incazzatura per andare a pareggiare. E anche ci metterei tipo Pino Scotto dentro. Mentre dicevo messaggi. La classe Pino Scotto... Dove... Vabbè, comunque, fatto sta che il DLC sarà a pagamento, prenderà il nome di Rise of Necromancer, ma non si sa quanto costerà. Io la butto lì un 20-25 euro, perché secondo me deve costare meno di un'espansione. L'espansione costava intorno a una 45-50 euro. Anche perché io temo, però temo, non credo che sono lì dalla mazzata finale, che possano fare una stupidaggine. Quanto vabbè, temo. Staremo a vedere. Comunque magari, cioè, non è un contenuto obbligatorio che ti separa, capito, a livello di server. Sì, però sai, distanze. Nel momento in cui c'è una classe nuova, fatto sta che comunque il pacchetto includerà non solo la classe, ma includerà alcune mappe, alcune modalità di gioco di cui si sa ancora poco o nulla. Quindi vedremo. Comunque, gli altri contenuti interessanti sono l'armeria, verrà introdotta, che è una sorta di, per chi gioca anche a WoW, di add-ons, come c'era in WoW, ormai poi l'hanno introdotto anche nel gioco di base, per poter switchare voleva, il set in un click. Secondo me ci importa, però voleva. È una di quelle cose base che doveva essere fatta 30 anni esatto. fa, non aspettare un DLC, cioè, a pagamento. C'è gente che per la rottura di balle di cambiare tutte le volte gli item
si è creata un altro personaggio e ha fatto prima, sì, e quello rimane fisso. Perché considerando che comunque per livellare ci mettiamo un secondo, quindi... cioè, però qual è il problema? Che gli spazi per gli eroi sono pochissimi. Infatti dovrebbero aggiungere anche spazi eroi, no? Ora, mi pare di aver letto da qualche parte che dovrebbero introdurre anche... allora, gli spazi eroi, sì, due sicuramente, però anche degli slot all'interno del baule. Non l'ho più trovato dove l'ho letto io, perché ho letto diversi articoli. Ora sono praticamente storto. Comunque, vabbè, io invece guarda, sono verde perché c'è una cassa di kryptonite. Stiamo per girare un Disney, è tutto acceso qua, quindi ho il verde che mi viene sparato sul collo. No, è kryptonite. Sì. E la cosa più interessante probabilmente saranno i Challenge Rift, quindi Rift ancora più, però sempre di varchi si parla. È sempre quello. Poi una cosa che a noi non interessa, ma interesserà magari a voi, è che verranno introdotte le stagioni anche su Xbox e PlayStation. Qualcuno ci aveva chiesto. Godetevele. Sì, noi l'abbiamo già a sufficienza. Allora, questo dovrebbe essere fondamentalmente tutto per le novità nel 2017 in arrivo su Diablo 3 The Reaper of Souls. E il mio personale parere è che, nonostante ci siano alcune cose interessanti, alcune cose carine, mi dà l'impressione che non sia abbastanza. Non sia abbastanza. Troveremo un gioco comunque sempre il solito, trito di trito, con qualcosa in più che faremo presto a bruciarlo. Se non invece saranno 2 mesi di necromanti, esatto, a destra e a sinistra, troveremo necromanti, solo necromanti e poi festa finita. Io voglio fare un ragionamento soltanto, che è l'unica cosa che parzialmente posso trovare come giustificazione, ma giustificazione forse è un termine forte. Se noi pensiamo ai giochi attuali di punta della Blizzard, Diablo, fra tutti i giochi, è quello che porta meno introiti alla Blizzard, perché non ha un canone mensile, non ha contenuti a pagamento, non ha nulla. Compri... no, qualche contenuto a pagamento ce l'ha, qualcosina. Sciocchezze, sciocchezze. Sì. Compri il gioco e poi puoi giocare. Comunque non c'è nulla che ti possa aiutare nel gioco. Mentre se pensiamo a Hearthstone, a World of Warcraft, a come si chiama, Heroes of the Storm e l'altro, lo sparatutto, Overwatch. Ed Overwatch, quelli sono contenuti di punta che alla Blizzard gli portano un fatturato altissimo. Quindi è comprensibile che se io faccio un esempio, ho 100 sviluppatori, li divido per la maggior parte nei titoli che più mi tirano e quei 2 o 3 stronzi sfigati li metto a seguire Diablo, che comunque è lì. Basta che ogni tanto fai il click per chiudere la stagione e rifai un click per aprirla. Sì, questo non è fondamentalmente proprio così, è. Però vabbè. E quindi sotto questo punto di vista ci sta. Perché mi sono attaccato? Non lo so. E, però è vero anche che comunque sia io pago e pretendo un minimo di contenuto. E soprattutto poi, ragazzi, Diablo è un brand storico. Perché lasciarlo proprio così andare? Io sono deluso perché mi aspettavo un'espansione. Mi aspettavo un'espansione. Sicuramente questa... queste novità porteranno un po' di voglia di giocare. Anche noi ci torneremo sicuramente, ci faremo dei video sopra. Sappiamo che siamo tra i pochi che fanno i video, ragazzi. Però chi lo sa, forse questo necromante porta qualche cosa di nuovo all'interno della storia, so. Così come hanno fatto i crociati, e forse ci sta preparando a qualcosa di grosso. Chi lo sa, che abbia a che vedere con Maltael, magari. Il necromante salta fuori, perché anche a vederlo come impostazione, secondo te il necromante, il tipo di magia. Ciao, secondo te il necromante è un immigrato che ruba il lavoro alle altre classi? Ma te lo chiedo. Non credo, però se voi lo guardate, anche ci sono varie picche. Sì, a me sembra Arthas Tarocco. Sì, ha un che di Cavaliere della Morte. Vabbè, sempre in casa loro siamo. Sono in casa loro. Però come tipo di magia, vedi, assomiglia tanto a quella di Maltael. Quindi che non abbia a che vedere come sviluppo con quella parte di storia lì e che quindi ci prepari a qualcosa di nuovo, chi lo sa, chi lo sa. L'ultima cosa che vorrei aggiungere è che io faccio un appello a mamma Blizzard. Ti prego, metti qualcosa che potenzi la modalità storia. Dammi retta a me, metti i boss della modalità storia come se fossero dei raid di Warcraft. Con la coop basta con quel limite di 4 giocatori che non ha senso. Ti do io 100 euro in più, potenzi server. Sì. Potenzi server, fai gruppi fino a 10, da 5 o da 10. Oddio, ora e fai che dei raid in modalità storia dove i boss devono essere difficili da buttare giù. Bello, una cooperazione ora bella. Ora che c'è una classe in più, sì. Ora che c'è una classe in più, sì. Avviare i gruppi, modalità almeno storia. 6. Fai cosa ne so, Diablo ti droppa un epico assurdo, ma è rarissimo, lo devi farmare più sali di grado, è più difficile, però c'è più probabilità. Fai una cosa così per potenziare la storia. Sennò uno livella, arriva al massimo, si butta nei rift e tutto, sempre uguale.
mi ricorda il film Tempi Moderni di Charlie Chaplin, per dire, uguale. Bene, con questo credo sia tutto. Vuoi aggiungere qualcosa, Chaps? No. Non c'è altro da dire, quindi bisogna solo aspettare. Fateci sapere la vostra, ovviamente, nei commenti qua sotto. Sono sopra o sotto i commenti? Forse sono di lato. Sono di lato. Ovviamente sotto i commenti. E come sempre vi invitiamo, vi obblighiamo, vi costringiamo a lasciare un like, a condividere il video, ad iscrivervi al nostro canale. Io sono Ciappo, lui è Ken. Sì. Vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento con Diablo, spero prima di metà 2017. La vedo un po' pigio. No, ma veda che qualcosa cambieranno e torneremo. Sì, a presto. Possibly dobro menka smert. Skacze, skacze, possibly dobro menka smert. Skacze, skacze, possibly dobro.